È stata una giornata al Cardio Palma, oggi a Indianapolis, con Raga Smith che si riprende il record del mondo nei 100 dorso, nuotando 57.13. Stile liberisti e stile liberiste che hanno scaldato i motori per quella che domani si annunciano come battaglia all'ultima bracciata, e Robert Fink che sembra essersi limitata alla qualifica negli 800 stile libero per riservare il meglio per Parigi. Prima di parlare dei protagonisti della quarta giornata, voglio però portarvi al cuore dei trials americani. Si potrebbe pensare che un simile evento di selezione sia aperto soltanto a quella manciata di atleti che può realmente competere per un posto in squadra, ma ogni fase eliminatoria è composta mediamente da 7-8 batterie per gara, 200 delfino e 1500 stile libero compresi. Eppure i tempi limite di partecipazione erano tutt'altro che semplici da nuotare. Per chi si intende di nuoto, parliamo per esempio di 49.9 nei 100 stile libero maschi o 55.7 in quelli femminili. Tempi oltretutto abbassati rispetto ai precedenti trials. È un dato che dà l'idea della profondità del nuoto americano, ma anche di come i trials siano concepiti come una vera e propria festa e non di un evento riservato a pochi, per far percepire al mondo intero tutta la grandezza del movimento americano, sia in termini di qualità che di quantità. Non solo, per completare lo spettacolo, Indianapolis ha cambiato nome le principali vie dedicandole ai grandi campioni del nuoto ed è stato allestito un vero e proprio villaggio con un museo, cartonati a grandezza reale dei campioni con cui confrontarsi e campioni in carne e ossa che si alternano per foto e autografi. I trials, insomma, cercano di sfruttare in tutto e per tutto il faro che le Olimpiadi puntano sul nuoto una volta ogni 4 anni. Ma veniamo alla vasca ora. Regan Smith ha stabilito i suoi primi record del mondo nel 2019, a soli 17 anni. A sorpresa di tutti, ma soprattutto a sua sorpresa. Record stabiliti nei 100 e nei 200 dorso. A un anno dalle Olimpiadi, tutti la davano per la grande favorita per l'oro. Anzi, vi dirò di più, tutti le avevano già assegnato l'oro olimpico. Troppo per una ragazzina di soli 17 anni. A peggiorare la situazione ci pensò poi il Covid, con tutte le sue restrizioni e a rimandare delle Olimpiadi. Quando fu possibile tornare a gareggiare, il pensiero di Regan fu quello di non voler più nuotare il dorso. Chiedeva al suo allenatore di iscriverla in altre gare e quando ai trials nel 2020, alzando lo sguardo, vide il numero 3 a fianco del suo nome dopo la finale dei 200 dorso, provò un senso di sollievo. Sono passati 3 anni e Regan ha cambiato molte cose, ha continuato, viste le sue doti, a gareggiare anche in altre gare con risultati notevoli, come abbiamo visto per esempio nei 100 farfalla e come vedremo nei 200 farfalla. Ma è tornata ad amare il dorso e soprattutto a riprendersi il record del mondo nei 100. Ci è voluto del tempo, un cambio tecnico, una nuova squadra e l'aiuto di uno psicologo che tuttora la segue per farla rinascere. Perché essere un grande talento può essere tutt'altro che semplice. Questo è un dato che vogliamo segnalare. Bobby Fink avrà la possibilità di difendere il suo titolo olimpico negli 800, 800 che saranno orfani a Parigi del tunisino Afnaoui, ma con Super Greg, gli australiani, Wiffen e i tedeschi pronti a strapparglielo. Le semifinali di 100 stile libero hanno registrato il ritorno ad altissimo livello di Caleb Dressel e di Simon Manuel. Assenti negli ultimi anni dal palcoscenico internazionale, loro che sono tuttora Caleb Dressel e Simon Manuel, è stato campionessa olimpica. Ma non solo. La stella nascente Jack Alexi, che abbiamo conosciuto l'anno scorso ai mondiali con 2 argenti, ha fatto segnare al mattino uno stratosferico 47.08. Ma in semifinale gli atleti americani si sono superati, i primi 4 atleti si sono inseriti nelle primissime posizioni al mondo. Domani la finale sarà davvero puro spettacolo. Vi lascio segnalandovi che Katie Ledecky in batteria, dove avrebbe potuto nuotare a dire vero quasi ad esercizi in totale tranquillità, senza problemi di qualificazione alcuna, fa registrare un tempo che sarebbe bastato a Tokyo per vincere l'argento. Per Sport2U da Indianapolis è tutto, vi aspetto domani, sempre qui.